Oh, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, cosa fa? Oh, no, 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 ragazzi. No, 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 ti prego, non ti prego. No, aia, 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 aia. No, 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 è pericoloso, è pericoloso, è pericoloso. Lui praticamente fa questi rituali strani. Praticamente con questa musica, lui è il nugget meme, quella che fa ding dag daggo. E praticamente lui si sente, questa è la sua musica classica. Non so perché. Ah, oh, oddio, cosa sto facendo? Sto calpestando l'erba. Ragazzi, qua ti... Ah, no, 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 basta, 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 ti prego, no, non venire, non... Doveva nasconderci perché vi devo spiegare tutto quanto, perché sennò qua le cose stanno diventando troppo brutte. Allora, se vedete Minecraft così, ok, non sembra esserci più da nessuna parte il tizio. Quindi è buono. Quell'erba lì è dannata. Praticamente ti dà effetti di qualsiasi tipo. Effetti di cecità, fulmini, ogni cosa che vi potete immaginare. E infatti è per questo che dobbiamo stare super attenti, anche perché, quindi non dobbiamo calpestarla. E soprattutto se la guardiamo per troppo, quindi evitiamo di guardarla ad una certa, lei inizia ad attirarci verso al centro della terra. Ecco, sentite. Oh mio Dio, qualcuno qua ha fatto il fulmine. Da quella parte mi sembra che arrivasse. Non so dove cacchio era il tizio. No, 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 no. Ecco, vedete. Sta finendo tutto sull'erba, no? Non devo calpestarla, mannaggia me. Però, ragazzi, è difficilissimo. È tipo la cosa più complicata che potete immaginare. Perché, ovviamente, su Minecraft, quando si cammina, si calpesta l'erba per forza. Quindi, allora, non preoccupatevi. Io ho dei blocchi di Alberum. Chi è? No, 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 no. No. Ah, sta facendo la sua canzone. No, 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 ti prego. No, ti prego. No, ti prego. No, ti prego, no. Basta, basta far così, ti prego. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, no, 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 no. Blocchiamolo, blocco. Come si fa a bloccare sto tizio? Se n'è andato, ok. Andiamo in miniera. Veloce, veloce, veloce. Dobbiamo nasconderci dal tizio, per forza. Ah, dobbiamo pure prenderci il cibo. Allora, velocemente, facciamoci gli attrezzi. Sennò qua è finita ci... Proprio la nostra vita è finita, ragazzi. Uccidiamo le pecore, ok, velocemente. Velocemente, stiamo attenti. Non dobbiamo calpestare ovviamente per troppo tempo l'erba, sennò è la fine. Eccoci, eccoci, eccoci. Vedete cosa succede se stiamo troppo sull'erba? Succede questo purtroppo, questo mondo è davvero dannato, ragazzi. Davvero, peraltro, ovviamente. No, no, non vedete niente voi. Aspetta un attimo, cazzo. Ragazzi, vedete questo sole? È proprio qua, è praticamente sta sorgendo. Questo ovviamente è sempre Solar che sta in questi mondi. E praticamente le cose negative si stanno sempre di più aumentando. Più andiamo avanti, più aumentano le cose negative. Questa è una cosa spaventosa. Allora, direi di fare velocemente una fornace magari. Comunque un posto anche dove sopravvivere per più tempo. Io ovviamente non lo farei sull'erba. Oh, ho sentito qualcosa, ho visto qualcosa, ho sentito, forse era la mia ombra, potrebbe essere. Vediamo quando si dice, ma what? Cosa ci fa un piglin qui? Ma questi, no! No, 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 ti prego, cosa sta succedendo? No, 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 non so, non so cosa sta, no, 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 togliamo i blocchi di erba, togliamoli, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. No, 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 paura, ho paura, ho paura, no, 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 ti prego, no. Ok, 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 va tutto bene. Più o meno, cioè è sempre un modo di dire in questi mondi, va tutto bene. Allora, ragazzi, come avete visto, purtroppo i blocchi di erba danno tutti questi cose. Non so se sono i blocchi di... Aia. Mannaggia a te, mannaggia a chiunque sia stato. Aia, 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 non farmi, facciamoci la fornace. La fornace, veloce, veloce. No, 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 regali. Rega, ho un cuore e mezzo. Un cuore e mezzo. No. No, 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 mettiamo il legno. Mettiamo il legno. No, 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 ti prego, un cuore e mezzo, un cuore e mezzo, non ti... se mi fai il danno adesso. Sono morto. No, c'è il piglin, c'è il piglin, ma che scherzi, ma questo mondo è insopravvivibile. Non è possibile sopravvivere. Dammi, ok, mangia, 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 mangia. Veloce, veloce, ok, bene, bene così, bene così. Prendiamo vita, recuperiamo immediatamente la vita. Mettiamo immediatamente. No, 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 ma che sei fuori. No, 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 no. Ehi, ehi, via, via, porco due, che... No. No, 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 c'ho tre qui. Porco due. Mangia, 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 recupera vita, recupera vita, recupera. Prendiamo tutto e andiamocene via da qua. Non è sicuro qua, ragazzi. Abbiamo capito che questo posto non è sicuro. Non me ne frega niente, io calpesto l'erba. Eccoci, non devo calpestarla. Lo sapevo. Appena abbiamo calpestato, è stata lei. Sappiamo quindi che è lei per forza, è l'erba. Ragazzi, poi non riesco nemmeno più a correre. No, eccoci, siamo in pericolo. Non devo farlo. Non devo farlo. Ok. Troviamo qualcosa dove andare, tipo qua.
No, ragazzi, però io non voglio andare in miniera, ho paura. Vabbè, è l'unico posto dove non c'è l'erba, quindi... Ho capito, ma pure... Non è vero, c'è l'erba invece. Oddio. Ma quanto è buio! Ma ragazzi! Ma perché? C'è proprio tipo la nebbia. E c'è anche uno zombie che io non vorrei toccare minimamente. Allora, c'è proprio... Eccoci, son caduto. Aia. Ma no. No! Ok. Allora, va tutto bene. Per ora va tutto bene, ragazzi. Non siamo ancora morti. Non è ancora detta l'ultima parola, ok? Non è ancora detta l'ultima parola. Andiamo qua. Ci chiudiamo immediatamente. Porco due! No! Il creeper mi stava per far fuori. Definitivamente. Siamo stati fortunati. Possiamo dire che abbiamo avuto una certa sculaggine in questo momento. Oh, però posso anche cucinare questa. Ottimo. Ottimo così, cuciniamo. No, chi è stato ad aprire? Sono stato io forse, può essere che sia stato io. Io sto sentendo anche rumori, probabilmente il creeper di prima. Ok, cerchiamo di capire per quanto continua la fame per 10 secondi. Ma... chi è? Ma il blocco si è... Sbaglio? No, non sbaglio. Il blocco si è rotto da solo. No. Chi è? Chi caspita è? No. No, ti prego, basta. No. È lui! No, è Mr. Potato. Ma perché fa così, ragazzi? Perché mi sta spiando? Cosa vuole da me? Cosa vuole? Come ha fatto a sparire e poi sparire di nuovo? Cioè, ad apparire e poi sparire? Come ha fatto? No. Via. No. Qua però c'è il creeper. No. Col cacchio. Ho capito, ragazzi. Ho capito tutto. Qua le cose non sono proprio fattibili. No, lo sto sentendo. No. Sto sentendo la musichetta. No, ti prego. No, ti prego. No, raga, questa musichetta ha assunto dei significati molto brutti in questo momento. All'inizio mi faceva ridere, ora mi fa terrorizzare. No, ti prego. No, ragazzi, dobbiamo scapparcene. Siamo in trappola. No, ragazzi, è andato via, ok? Devo andarmene da questa parte, dobbiamo scapparcene immediatamente. Ripeto, siamo in pericolo. Siamo in pericolo tantissimo, ma tanto. Ok, questo il carbone prendiamolo tantissimo perché abbiamo bisogno di cucinare il cibo, perché già abbiamo poco cibo, perché poi il cibo, non so se lo sapete, vabbè, immagino di sì, ripristina la fame il cibo, no? Come tutti sappiamo comunque. E quindi oddio, no, chi è? Chi caspita? No, ce l'ha. Cioè, ecco, è lui. No, ti prego. No, ti prego. No, raga, non va bene. Sto quasi morendo. Sono quasi... Ho un cuore e mezzo. C'è uno zombetto del cazzo. Aspetta. No, c'ho mezzo cuore. C'ho un cazzo di mezzo cuore. Raga, mi sto trattenendo dal dire le parolacce. Perché... è una situazione proprio di schifo, di proprio me schifoso proprio. Ancora 5 secondi di veleno, ma cos'è? Ma mi sta ammazzando proprio. Non ho più cibo, non ho più niente, ragazzi. Mi ha dato anche debolezza, perché non vuole che io combatta, lo sapevo. Cioè, ecco, adesso ovviamente va la sua canzone del cacchio. Ma quindi... Allora, aspetta anche che finisca la canzone, perché mi sta dando proprio al cervello. Vabbè, ovviamente, te pareva. Madonna mia, che ansia sto coso. Usciamo via. Non so se è meglio restare in superficie oppure in caverna con lui a sto punto, ragazzi. Era quello che stavo cercando di dire prima. Ok, qua c'è un'altra caverna. Ovviamente c'è lui. Ragazzi, comunque qui sono uscito dalla caverna, no? E non dobbiamo calpestare Erban per troppo a lungo. Infatti, proprio per questo motivo andiamo lì sopra, perché credo che il seed nel quale siamo nati ci abbia dato l'opportunità di evitare di morirci malissimo, quindi... direi di entrare qui dentro così e farci tipo una mini casetta, anche se poi il tizio continua ad entrare da tutte le parti. Io spero che non entri più, onesta. No. Ehi, che schifo, bastiano schifoso. Oddio mio, che ansia sta storia, ragazzi, veramente. Comunque c'è lo zombie che continua a rompere le scatole, a fare grrrr. Cioè, non fa così lo zombie, lo so, va bene, però... Eccoci, sentite. Chi è? No, ragazzi, ho un cuore. Cioè, qua mi vogliono proprio ammazzare. Com'è successa sta storia, ragazzi? Com'è successo?
Io ho sentito un creeper che prendeva danno. E poi è esploso tutto quanto, tutto un tratto. Ma com'è possibile sta storia? No, 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 no. Questo forse è erba. Forse questo è colpa dell'erba sorridente. No, ora, io vi giuro, sti mondi, non so cosa c'è. È di un inquietante, ma di un inquietante che proprio poche cose possono essere... No! Allora, ragazzi, purtroppo qua le cose sono andate molto male. Io per un qualche motivo sono morto, era spawnato il creeper come avete visto. Poi dopo mi sono anche... cioè ho detto dove sono morto. Quindi vabbè, ho fatto un po' di cose, ho ritrovato le mie cose, mi sono cucinato altro pollo per fortuna. Qua c'è il sole che mi sta spiando praticamente, che voi non vedete nemmeno bene perché c'è una luminosità più alta, in modo che poi vediate tutto il resto, che è la cosa più importante, ma il sole purtroppo sorride continuamente. Peraltro è sempre nella stessa posizione, il che, oddio ragazzi, lo sto vedendo dalla vostra cosa, cioè, si vede un po', un po' si vede che sorride, è ancora più inquietante. No, 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 vai via, vai via, non ti prendo, no, no, la musica no. Oddio, sto piangendo ragazzi. Almeno siamo distanti da Erbam, almeno ragazzi, va bene che c'è la patata. Però almeno siamo distanti da Erba. Allora, c'è da capire però un modo per allontanare sta patata di schifo. Perché ci sarà pure un modo, qualcosa di cui lei ha paura. Che poi non è una patata, è tipo una nugget, no? Ragazzi, quindi, cos'è che potrebbe spaventare una cosa fatta, una nugget praticamente? Io immagino di essere mangiato, no? Però in realtà non credo che abbia paura di me, perché... anche perché non lo so, no... Cioè, se no non verrebbe, punto primo, da me. E poi, punto secondo, non sembra che... Voi vedete, poi sparisce. Ma, scusate un attimo. Cioè, sto cercando di capire una cosa. In effetti, quando siamo più vicini all'erba, forse mi è sembrato a me, ma magari non viene. Forse perché ha la bocca aperta. Non lo so, ragazzi, sto immaginando. Sto cercando di capire... Cos'è che potrebbe dargli fastidio? Perché un modo per allontanare sta cosa ci sarà pure, no? Un modo, dai, un qualcosa per allontanare sta nugget schifosa. Ah, mangio il pollo. Ah, forse questo ti fa paura, eh. Fammi vedere, non so. Non credo. Cosa fa? Sta cantando. No, sta facendo il suo balletto. No, 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 no. Mi sa che mi vuole attaccare allora. No, no, ragazzi. Oddio. Ma cosa fa? No, 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 sì, mi voleva attaccare invece. Mi voleva attaccare come? No. Come fa? No, vabbè, ma avete visto? Ma quello che salto era, ragazzi? Ma sono io che ho visto male? Oppure ha saltato per tipo 300 km? No, vabbè, ma vi giuro, sta cosa non è normale. Andiamo avanti, allora. Adesso, troviamo un punto di vulnerabilità almeno della nugget, perché è quella che rompe di più le pappole. Perché almeno Erbam, tu dici, vabbè, sai che non devi andarci vicino, poi vabbè che io sono scemo, quindi ci vado proprio vicino. Cosa ti aspetterà mai che succeda se ci vai vicino? Ti ammazza, ovviamente, no? Però la nugget invece ti segue ovunque. Quindi, eccoci, eccoci. Sono andato vicino ed ecco qua. Ovviamente. Non devo andarci vicino. No, niente, niente. Pure la neve. E ragazzi, cioè io non so come posso sopravvivere in un mondo però dove non c'è niente. Ma no, sì, certo. Ma sprofondiamo pure nella neve. Ma sì, ma perché no? Ma perché no, ragazzi? Ma perché no? Ma sì, ma certo. Andiamo avanti così. Poi arriva la patata. Cioè, insomma, la nugget. Posso dire che sta diventando molto frustrante sto disco. Perché non sembra che io ho il minimo controllo su ciò che sta succedendo nel mondo. L'unica cosa che sembra è che io sono cacciato da tutte le creature che sono in questo mondo e non posso fare niente per evitarlo. Sarò praticamente ucciso o forse chissà, magari spiato continuamente. Non... Chissà quali sono poi le vere intenzioni di sti tizi. Non ho capito, ecco. Mi ha dato pure cecità, te pareva, no? Come se... Giusto per, no? Giusto per. Qualcosa dovrà pur far paura a qualcuno. Cioè, un punto di debolezza, un tallone d'Achille. Ce li hanno tutti, ovviamente. Quindi, dobbiamo solo trovarlo il tallone d'Achille di sti tizi. Solo che buona fortuna. Mica era già qui prima. Eccoci. No, c'è lo zombie, va, e pure i mostri di Minecraft. Anche no, ragazzi. Cioè, già, va bene, ho capito che se no... Se non sconfiggiamo sto tizio, purtroppo... Continueremo così, quindi. Vabbè, ovviamente pure tu devi venire, certo. Sì, poi chi altro? Chi altro deve venire? Il signor Patata, vabbè, il signor Nugget deve venire, non so. Vabbè, prendiamo il...
Te ne vai, per favore? Puoi andare via? Ah, ok, perfetto. Vedi, vedi? Ha capito. Vedete, ragazzi? Ma neanche ha paura, tipo, di me. Vedete, quindi, è così semplice dire. Questo, secondo me, è anche un consiglio di vita. Bisogna dire, te ne vai alle persone, così se ne vanno via proprio. Basta! Oh, ma basta. Cioè, veramente, ma... Posso dire che le cose che ci sono su Minecraft rompono proprio le scatole nel modo più... Cioè, molto di più della patata o della nugget. Comunque, vero, ma guarda, ragazzi, se n'è andato veramente, ma non so se è stata una coincidenza. Ma, scusate, aspettate, io non so se divertirmi per questo fatto oppure se inquietare. No! Porco due! Ma c'è un maialone che mi segue! Ma ragazzi, ma vi giuro, cioè questa cosa è astrusa. Questa cosa è sconfusa. Questa cosa non ha senso. Questa cosa è insensata, è sdentata. Cioè, vi giuro, non so come, che aggettivi dargli. Sto sentendo la musica. No, 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 no. Sta facendo il balletto. Sta facendo il balletto. Perché fa così? Ha finito. No, 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 ti prego. È scomparso. Porco due, quanto lo odio sto tizio, ragazzi. Quanto lo odio, anche perché fa il balletto. E questa è la cosa più odiosa. Fa il balletto di schifo? No, aspetta, io mi devo fare un'armatura però a sto punto, ragazzi. Per fortuna che abbiamo il ferro, che stiamo facendo il ferro, almeno così ci facciamo l'armatura. Ma sbaglio o qualcuno mi ha tirato una freccia? Potrebbe essere stato uno scheletro, in effetti. Allora, scusate un attimo, però io non capisco sto tizio, posso dire che è un po' strano. Perché, cioè, per esempio, spawna qui, mi punta una freccia, e poi tipo, se io lo vedo, scompare. Ma che cacchio vuol dire sta storia, scusatemi. Ma è scemo. Ma, aspetta, io voglio riprovare. Vai via! No, voglio provare vai via! Non so se è andato via perché gliel'ho detto io oppure perché doveva fare la sua azione stupida, tipo... Oddio, basta, però gli scheletri hanno rotto le scale. Allora, gli scheletri su Minecraft non devono più esistere. Io voglio fare una petizione al mondo per togliere gli scheletri. Vabbè, ora sto calpestando erba, ma ti pareva. Allora, ecco, il ferro. Qua c'è altro ferro. Dobbiamo farci per forza l'armatura in ferro, ragazzi. Se no non va bene questa cosa. Ragazzi, sto... Oh, di nuovo tutto quanto buio. No, ho paura che arrivi qualcuno, quindi mi muro. Allora, quanto ferro ho? Ho 18 di ferro, e non ci serve di più. Ma chi è stato? Ma smettila, smettila, stupido patata. Cos'è? No, di nuovo lui, di nuovo lui. Porco due, basta! No, 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 è finito, è finito, è finito. Adesso mi vuole attaccare probabilmente, o magari no. No, ti prego, no, ti prego, no, ti prego, no, ti prego. Via, 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 via. Mucche, scusatemi, perdonatemi. Lo so, lo so, lo so, devo uccidere. Ho bisogno di cibo, sennò qua... È finita, è finita, è finita proprio per tutti. Ragazzi, qua è il posto perfetto per andare a nasconderci. Di nuovo lui, non mi di. Non mi di, sì, è lui. Lo sento da qualche parte starà ballando. Ho sentito la sua musica, da qualche parte starà ballando sicuramente. Allora, qua direi di metterci, di chiuderci dentro. In teoria lui non, cioè, non dovrebbe entrare. Allora, glielo chiedo apertamente. Non entrare in casa mia. Attenzione, non entrare in casa mia. Perché sembrava che l'ultima volta che l'avevo fatto. Non entrare in casa mia. Non entrare. Ecco, ci sta facendo il balletto. Ma ragazzi, non è che vuole solo attenzioni, tipo. Beh, a sto punto io sto iniziando a pensare questo. Cioè, vedete? Oddio. E si è arrabbiato. Forse Erbam si è arrabbiato perché gli sta addosso, certo. Hai ragione, Erbam, certo, hai ragione. Devi prendertela con lui, perché non va bene che fa così con te. Io non calpesto te, ma giustamente tu ti fai rispettare, certo. Vedete, poi alla fine Erbam, cioè, ha pure le sue motivazioni, scusate. Non è che dobbiamo sempre calpestare Erbam. Guardate, guardatelo, guardate. E di nuovo la canzone di schifo. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Niente, balla, balla. Poi è finita. Cioè, assurdo. Ma cioè, se andasse sul... Allora, non entrare in casa mia. Puoi stare ovunque, non puoi entrare in casa mia. Va bene, signor Nugget? Non puoi entrare in casa mia. Punto. Sei stato avvertito. Non puoi entrare in casa mia. Anche perché l'ultima volta che l'avevo fatto, mi aveva ucciso. Così non va bene, signor Nugget. Perché sennò qua non ci si diverte proprio, Se fai così. Continua a rompere le scatole, ragazzi, comunque, se posso dirlo.
Ecco, sentite, sta rompendo dei blocchi, sentite. Sentite, guarda, che cacchio fa? Intanto mi faccio una fornace, faccio le mie cose, però intanto ascoltiamo che cacchio sta fa. Vabbè, allora, io mi faccio il ferro, sentite, toh. Così, mi faccio il mio ferro, bello, bello. Però vedete che sembra quasi rispettoso, il che è abbastanza strano. Forse perché ognuno qua rispetta le regole del loro comportamento, cioè non è che iniziano a fare cose strane. Tipo Erbam non si sognerebbe mai di spostarsi, come anche il signor Patata non, però non deve calpestare Erbam, appunto. Giustamente. Ok, facciamo così, e qua abbiamo la porta. Ah, è carino, insomma, non niente male. Ecco, poi qua abbiamo un botto di robe. Posso anche fare il mio primo piccone in ferro, che direi di fare assolutamente, anche perché poi ci servirà magari se troviamo del diamante. Ho detto che non puoi entrare qui. Beh, è scomparso di nuovo, ragazzi. Sì, vabbè. Quello è proprio impazzito completamente. Secondo me, ripeto, secondo me vuole attenzioni, ragazzi. Secondo me vuole attenzioni. Io ve lo dico qua, eh. Io ve l'ho detto, poi non dite. Guarda, cosa fai? Ma cosa fai? Non puoi, eh? Non puoi, smettila. Se vuoi attenzioni, le hai in un qualche altro modo. Non così. Mi sta dando fastidio. No, no, ragazzi, mi ha spinto. Non va bene. No, 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 ragazzi, no. Che odio, oddio, che odio. Oddio, che odio, oddio, che odio. No, 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 raga, lo sto odiando. Poi comunque mi ha dato una TNT. Io questa me la porto a casa. Me la colo proprio la TNT. Vabbè, sentite. Allora, direi che appena finisce il ferro mi faccio l'armatura tutto quanto. Io per stavolta mi sa che comunque Erbam mi sta quasi simpatico perché l'ha fulminato prima. Perché gli è stato addosso, quindi grazie Erbam, guarda, hai ragione ad essere così arrabbiato, ripeto. Più che altro mi sta antipatico con sto nugget del cacchio, veramente, tantissimo, perché è veramente antipatico, non rispetta niente. Guardalo, guardalo, guardalo. E niente, fa il balletto. Ma fa il balletto, sì. Niente, ma raga, ma io non so, cioè, mi sembra quasi un bambino, cioè. Ma vai a quel paese, vai.